tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video. Come al solito io sono Gabri. Io Birillo. Oggi vi andremo a far vedere il nostro nuovo liquido. Vai Birillo, esporicelo. Allora, appena portato via dalla raffineria del Qatar, il Baril Oil 44, un biscottino al limone col caramello. Ora andiamo a fare la prova, questo packaging fatto a barile. Sì, contiene due boccette. Speriamo che non esploda. Due boccettine da 10 ml l'una, lo trovate anche presso Svapo Caffè, ricordiamolo, Marina di Carrara, La Spezia, Moliciara. Ora andiamo a fare, vai Gabri, fare la prova di svapo, comincia a drippare questo barilietto. Come al solito col Gani e il Druga, ormai è una coppiata fissa. Boccettine perfette, anche chi c'ha qualche tank, sì, la smoke per il dripper un po' non va tanto bene per noi. 5 drippate ho finito. Ricordiamo, è un liquido francese, dovrebbe essere, lo sai che a noi ci piacciono i liquidi francesi tantissimo, i nostri preferiti. Il limone si sente, si sente subito. Il biscotto. Il biscotto non ci sento. Non ci sente, non ci sente tanto. Molto blando. In prevalenza il limone però. All day. Sì. Il biscotto e il caramello ti rimangono all'ultimo. Un po' dolce. Dolce, ma molto blando. Molto blando. Quanto gli dai questo liquido qua? 6 e mezzo. Sì, non ci puoi dare 6, perché è molto blando. È vero, sì, molto deep, molto sciapo. Non è che ti dà il colpo in bocca così, un po', cioè, di merletti, ti arriva al limone, però poi è un po' blando. Però per chi lo volesse provare. Sì, assolutamente, lo consigliamo. Da mettere dentro, forse magari dentro una tank, scaldando meno che col tubo. Provare. Salta un po' di più di limone. Allora. Data dello swap è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordate che abbiamo il canale su Instagram e su Facebook, seguiteci, datemi la dello swap e tutto. Un bacio.